1994-2004, dopo 30 anni rivedere i visi di tanta gente che nel 94 fu drammaticamente alluvionata, ritrovare gente che all'epoca faceva il volontario senza alcuna divisa è importantissimo. La memoria è una cosa che dobbiamo trasmettere ai più giovani, la città ricoperta dalle acque, l'urlo delle sirene, l'acqua scrosciante per le vie, i pianti delle persone, gente al ghiaccio per giornate nei centri di accoglienza, la ricerca dei familiari. Beh, questo è stato il 1994 e oggi lo ricordiamo perché questo non avvenga più. Nel 1994, in occasione della grande alluvione, siamo intervenuti in quel di Alessandria. Dopo essersi interessati tramite la prefettura, siamo giunti a Piovera, dove c'era allora il sindaco Marco Bologna, il quale ci ha accolto con grande passione e amicizia, e poi ci hanno assegnato a San Michele, dove siamo rimasti per circa 3 mesi a pulire, lavare e asciugare scantinati, supermercati, aziende e via via. Eravamo alloggiati a Piovera nelle scuole e a mangiare andavamo un po' di qua e un po' di là. E abbiamo fatto questo con parecchi mezzi che avevamo allora, autobotti, logistici, fuori strada, eccetera, eccetera, eccetera. E però siamo rimasti quasi 3 mesi, perché il lavoro che ci hanno assegnato a San Michele sembrava una piccola frazione, ma alla fine si è reso che dovevamo gestire un po' tutta la situazione di quella grande alluvione. E alla fine siamo rimasti fino a che il paese era ripartito nel modo normale. Dopo che è arrivata l'acqua, si è fermata dentro le case, ha cominciato a scolare l'acqua e praticamente il primo luogo un po' grande da poter fare il punto di riferimento è stata proprio la chiesa stessa, che svuotata di tutte le panche alluvionate e compagnia briscola è diventato il centro degli indumenti che bisognava cambiare. In un secondo momento, liberando anche tutto quello spazio dell'oratorio, è diventato anche un centro per gli approvvigionamenti alimentari, diciamo. Anche se sì, a fianco c'era la Croce di Cervo che praticamente faceva i pasti per mezzogiorno, la sera no. E dopo tutto il resto praticamente è diventato la parrocchia, in modo particolare l'oratorio, il centro per avere gli aiuti necessari per poter continuare in quel contesto in cui bisognava pulire tutta la casa. Per cui non c'era tempo di far da mangiare, non c'erano anche gli strumenti, si prendeva da mangiare lì e si andava avanti così almeno per un buon mesetto. La prima cosa che abbiamo fatto era raccogliere più volontari possibile sul territorio perché conoscevano la zona e sapevano come muoversi. Già dal lunedì cominciamo a fare progetti per avere tutto quello che si poteva avere. Un'area così vasta ci ha dato la possibilità di avere anche i container per la notte con i servizi igienici. E il riscaldamento ci portarono 400 letti completi con i materassi e quindi poterono dormire tutti, erano tutti ben attrezzati per poter riposare e lavorare tutti i giorni, tutte le mattine sino a tarda sera. Mi chiamo Gualtiero Esposito, sono il presidente dell'associazione CBOM Alessandria, facente parte della Federazione Italiana Rice Trasmissioni Citizen Band. Nel 94 mi trovavo, vedete, con questo oggetto, che era un oggetto molto importante all'epoca, era il nostro TikTok, era il nostro Facebook, il nostro telefono, che ci ha permesso di portare soccorso alle persone colpite dall'alluvione. E le prime ore le abbiamo passate in ospedale perché il sindaco aveva chiesto un aiuto in ospedale, quindi ci siamo recati tutti in supporto all'ospedale, dove abbiamo aiutato a cercare materiali, a coordinarci con le forze dell'ordine per iniziare a collaborare, per gestire in maniera unificata tutte le richieste d'aiuto che arrivavano da tutti i canali radio che noi gestivamo. Poi
nelle ore successive, appunto, gli interventi si sono evoluti, abbiamo creato delle postazioni radio nei presidi, nei centri significativi del coordinamento dei soccorsi, nella zona del Cristo, presso il centro Don Bosco, dove è diventato uno dei magazzini più importanti per la città, di derrate, vestiti, e tutto il centro Don Bosco si era messo a disposizione della protezione civile per aiutare le persone colpite. Naturalmente abbiamo poi attivato le postazioni in comune, in prefettura, presso la provincia di Alessandria, per, come dicevo già prima, coordinare i soccorsi. Nei ricordi più belli che ricordo, l'abbraccio e i saluti che ci siamo dati quando il treno della protezione civile, che erano dei moduli abitativi, ha lasciato finalmente Alessandria, quindi voleva dire che pian pianino la situazione stava rientrando. Infatti lo dicevano prima altri colleghi, tutti a casa Natale, e così è stato. Quindi ci siamo abbracciati, ci siamo salutati e l'avventura è continuata così. L'Associazione di Protezione Civile CGL CISL UIL nasce esattamente il 6 novembre, il giorno dell'alluvione, da un'idea vulcanica del nostro presidente, che fu Michele Ghisu. L'associazione ha riunito, in un primo momento ha operato per lo sgombero coordinando i volontari, di cui ero anch'io un coordinatore, insieme ad altri amici, colleghi e compagni della CGL, della CISL e della UIL. Dopodiché ha assunto una nuova forma immediatamente dopo, 15 giorni dopo l'alluvione, organizzando il mondo del lavoro, delle squadre di professionisti, attingendole dal mondo del lavoro, dalle piccole e dalle medie imprese, per il ripristino degli edifici e dei laboratori degli artigiani qui del Rione Orti, di San Michele e di Astuti. L'associazione ha avuto purtroppo vita breve, perché è durata qualche anno. Avevamo anche un capannone eretto in via Casal Cermelli all'ex Forte Acqui, ed è stato donato da Michele Ghisu all'Associazione di Protezione Civile Comunale qui di Alessandria. E l'augurio è che qualcuno raccolga il testimone di Michele a distanza di 30 anni, perché quello che abbiamo fatto lo ritengo ancora oggi unico ed eccezionale, e quindi sarebbe bello rimettere in pista un'associazione di questo tipo. Dopo il 98, anno in cui è stato costituito il primo coordinamento territoriale, che è Cuneo, siamo poi andati man mano sino al 2002, anno in cui è stato costituito l'ultimo coordinamento provinciale, che è Vercelli, e dal 2002 in avanti abbiamo costruito questo meccanismo regionale che ha funzionato sino al 2010. Nell'anno 2010, in accordo con Regione Piemonte, ma in accordo anche tra di noi, quindi tra gli 8 coordinamenti territoriali, abbiamo deciso di unificare la catena di comando, passatemi il termine, ad un livello più alto, quindi ad un livello regionale. Era già nato il coordinamento dei ragazzi dell'antincendio boschivo, c'erano già le grandi associazioni nazionali, Alpini, Ampas e Croce Rossa, quindi abbiamo pensato di portare anche gli 8 coordinamenti territoriali alla catena di comando regionale. Quindi nel luglio del 2011 abbiamo fatto l'atto costitutivo del coordinamento regionale del Piemonte. Sono stato eletto presidente pro tempore sino alla stesura dello statuto, che nel novembre del 2011 ha praticamente aperto i lavori del coordinamento regionale del Piemonte. Quindi da lì poi siamo partiti, sono state fatte tutta una serie di iniziative, abbiamo unificato le sedi, le strutture di comando, creato una colonna mobile unica regionale e messo in piedi tutta quella che era l'attività che ha portato almeno per il primo decennio a costituire tutta la struttura. Finita la prima legislatura, quindi il sottoscritto ha passato la mano al secondo presidente, qui con me, Marco Fassero, che il quale adesso continua nell'attività del coordinamento regionale. Grazie Roberto. Sì, certo, sono passati ormai 13 anni dalla nascita del nostro coordinamento regionale, per merito soprattutto di Roberto, cerchiamo di proseguire su questa strada. Molte cose sono state fatte in questi anni, quindi l'amalgama degli 8 coordinamenti territoriali che sempre di più lavorano insieme, sia in tempo di pace, fatemi dire, nel senso che facciamo scuola insieme di formazione, quindi ci può essere un formatore di Vercelli che va a Torino a insegnare ai torinesi e cose del genere.
siamo riusciti anche ad attuare un discorso di visite mediche per i nostri volontari in questi ultimi anni. Siamo ormai una grande famiglia, una famiglia che cresce sempre di più, perché questo dobbiamo dirlo, in questi ultimi anni, soprattutto durante il periodo del Covid, siamo cresciuti proprio come numero di volontari. Con Regione Piemonte siamo veramente così una famiglia anche con loro, intesa come, perché questo? Perché dal semplice fatto che abbiamo un ufficio del volontariato del coordinamento regionale instaurato in Regione Piemonte, settore protezione civile a Torino, questa la dice lunga secondo me. Il nostro mondo del volontariato dal 1994 è sicuramente cambiato, è cresciuto, ha avuto un suo sviluppo proprio sulla base di quelle che sono state le esperienze che qui ad Alessandria si sono fatte insieme in maniera sperimentale, ma che poi sono state consolidate. E adesso quella che era l'esperienza di quel tempo, quel modo di operare tutti insieme, è stato portato a fattore comune. Il nostro volontariato del 2024 organizzato, specializzato, ha una sua capacità di risposta e di strutturazione tale da poter essere pronto all'emergenza. E questo è il vero passaggio che, vedendo anche le immagini di quei giorni e confrontandole con la reazione e con la capacità di risposta che adesso il volontariato ha, ci fanno vedere quali passi in avanti sono stati fatti. È un momento importante anche perché il volontariato si sta interrogando su quelli che sono quello che è il suo ruolo all'interno del sistema, la capacità di formazione comune, le regole sulla sicurezza, ma anche la capacità di risposta in colonne mobili nazionali, di volontariato o regionali. È un qualcosa su cui il ruolo del volontariato è sempre importante, e il pensiero che i volontari possono dare a questa risorsa è utilissima. E poi quello su cui dobbiamo lavorare insieme è la prevenzione non strutturale. Partecipare alla pianificazione, interpellare il mondo del volontariato perché diventi un soggetto che, oltre ad avere cura del territorio, ne possa anche fornire quei dettagli, quelle informazioni utili affinché un piano di protezione civile possa essere utile e possa essere anche comunicato alla cittadinanza. E questo è il ruolo che, a nostro parere, ma anche al parere del Comitato Nazionale del Volontariato, deve essere assicurato, e che quindi deve dare quell'ulteriore sviluppo all'attività che finora in maniera meritoria viene svolta. È una risorsa importante nel nostro paese, unica nel panorama internazionale, e su questo noi riteniamo importante che si investa e si possa sempre proseguire insieme. È arrivato un prefetto dopo il 94, un prefetto appassionato di protezione civile ed esperto di protezione civile, con dei vestiti strani, dei giubbotti viola, Vincenzo Gallito, ci ha insegnato cos'è il COC, gli stati di attenzione, l'emergenza, ha fatto installare le aste gradate nei fiumi, sembrava il luogo di Colombo, ma intanto abbiamo cominciato a parlarci. Ha costituito i COR obbligando i sindaci a parlarsi tra di loro. Ci ha dato le radio, la regia della provincia è stata eccezionale. Voglio ricordare che i guardiacaci in quel momento erano i nostri occhi. Il mitico Geo di gestiva, aveva persino un elicottero personale. Dal 94 che l'acqua è partita da Cuneo, è arrivata da Alessandria senza che nessuno se ne fosse accorto, il sistema è cambiato. Oggi ci avvisiamo. La prova era l'anno 0 del 94. La prova più forte è stata l'alluvione del 2000 del Po a Casale, dove siamo riusciti a fare tutte le evacuazioni e non ci sono stati morti. L'acqua viene sempre facile da fermare. Di lì il sistema ha continuato. Ci siamo misurati con i tedeschi del THV, che ci hanno invitato in Germania per capire come potevamo fare. Noi abbiamo ammirato i tedeschi perché alla fine di ogni giornata di lavoro lavavano il camion, cosa che da noi si fa alla fine. Perché ci spiegavano che il loro concetto di efficienza, il camion rientra e c'è uno che lo lava, tipicamente tedesco. Però loro non riuscivano a capire quello che ha detto lei, come riuscivamo a fare il sistema pur vestendo tante divise.
e durante l'alluvione a Dresda ci ha chiamato per capire che cosa poteva fare. Abbiamo compiuto una cosa, Dante l'ha detto prima, i gruppi comunali sono fondamentali, ma nel frattempo è finita la leva e quindi quelle forze che avevano lo Stato non ci sono più. L'esercito siamo noi, l'esercito siete voi. A voi viene affidata la popolazione che deve dormire, mangiare, trovare un riposo sicuro, rivestirsi, perché in caso di calamità noi siamo l'esercito della protezione civile. Allora nasce il principio dell'efficienza, dell'addestramento, del lavorare anche settimane distanti da casa, del concetto dell'autosufficienza, dei corsi, dei mezzi e delle strutture. E tutto questo è arrivato. Regione Piemonte, provincia, dipartimento, sono lì per valutare e sviluppare le nostre capacità. In Piemonte abbiamo fatto una cosa in più. Abbiamo scelto di fare un coordinamento regionale. Invece di fare tante strutture provinciali, magari gelose l'una delle altre, la nostra scelta è stata un coordinamento unico, costituito di tante strutture provinciali che lavorano insieme. Oggi sono presenti il primo presidente, il presidente attuale. Non è facile il lavoro di coordinare a livello regionale, però la risultanza è questa. E abbiamo costituito una colonna mobile, partendo prima dalle associazioni che potevano starci, a oggi una realtà che ha operato in tutte le emergenze, terremoti, alluvioni, sino ad oggi, portando la solidarietà della provincia, portando la solidarietà di Alessandria, di cui tante persone che sono qui fanno parte, sono orgoglioso di farne parte. Abbiamo avuto il compito come coordinamento provinciale di gestire una parte importante affidata della Regione Piemonte, che è il presidio di San Michele, che per tanti alessandrini e tante zone della provincia è un punto di riferimento, perché è lì dove ci sono le attrezzature, dove parte la colonna mobile, dove ci sono i famosi sacchetti di sabbia. Adesso guardo il sindaco di Casal Cermelli, perché il rapporto con i sindaci è, soprattutto in questi ultimi 20 giorni, in quest'ultimo mese, è stato abbastanza stretto, però abbiamo un punto di riferimento. Abbiamo un punto di riferimento, abbiamo tutti gli arrivi mezzi lì, abbiamo una casa che fa parte, che da un tetto una famiglia di prima di tutto di amici, di persone che hanno lo stesso obiettivo e credono in quello che fanno. Qualcuno ha storto il naso, sì, amici, perché un po' di invidia ci deve essere tra i vari gruppi, perché se no non saremmo da nessuna parte, non saremmo. Se non avessimo invidiato i volte del Garda, probabilmente oggi andavamo in giro solo con i badigli e non con le autobotti. Quindi li abbiamo invidiati, forse abbiamo maledetti perché non sono andati via, detto, no, se avessimo noi quella roba lì che sarebbe potremmo farle, adesso ce l'abbiamo, lo facciamo, portiamo in giro in tutta Italia, in tutta Europa e anche un po' di più, perché come qualcuno sa bene, il nostro coordinamento regionale l'anno scorso è stato incaricato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile a portare l'ospedale da campo in Turchia. Io ho avuto la fortuna, barra sfortuna, di partecipare a quella missione, perché è stata una missione tosta, però abbiamo fatto conoscere al mondo quello che è capace di fare l'Italia, il sistema Italia, il sistema protezione civile italiano, dove c'è dentro la Croce Rossa, l'AMPAS, gli alpini, il volontariato di protezione civile, i carabinieri, tutte le forze dello Stato, le forze armate, ricordiamoci che siamo andati con nave San Marco. Quindi per noi alessandrini è un po' Marco prima l'ha detto, è un po' restituire. Noi abbiamo ricevuto tanto nel 94. Io mi ricordo che insieme a me agli Orti c'erano dei ragazzi come noi che andavano a scuola, veneti, e dal Veneto ad Alessandria in treno all'epoca non era proprio una passeggiata. Ad Alessandria era 40 minuti di treno importante, per un treno di quelli ancora che si di legno, però era, ma Veneto, Alessandria, gli studenti che sono venuti qua, noi oggi vogliamo restituire e vogliamo restituire nei prossimi anni tutto quello che ci è stato dato ad Alessandria a chi ne ha bisogno. Purtroppo, e dico purtroppo, abbiamo fatto tanto lavoro, perché ne abbiamo fatto troppo forse lavoro. Solo le ultime emergenze in Emilia Romagna e in Toscana ci hanno portato come coordinamento regionale a fare più di un mese in Emilia Romagna 2023,
15 giorni in Toscana, sempre nel 2023. Adesso due volte io ero a Bologna, giusto quando è successo il guaio con i funzionari della Regione Piemonte, che poi abbiamo portato questo modulo. Qualcuno ha parlato del modulo ad alta capacità, è un modulo studiato sul nostro territorio alla fine, perché poi noi i guai ce li abbiamo avuti tutti purtroppo, abbiamo avuto anche il terremoto, non ne abbiamo parlato, non è argomento della serata, però purtroppo noi i guai ce li abbiamo avuti tutti. Chiudo dicendo che noi della serata abbiamo fatto negli ultimi 4 anni abbiamo fatto un modello che è stato quello del centro vaccinale per il Covid. È stata una scommessa che abbiamo vinto, siamo riusciti a mettere a disposizione solo con il volontariato una struttura, adesso me ne vogliono i colleghi piemontesi, ma forse una delle migliori in Piemonte, dove non importava se era la divisa arancione, rossa o giallo-blu o dei carabinieri, o era volontariato. Dovevamo uscire da un guaio, ci siamo riusciti, bene o male saranno altri che lo dicono, però noi ce l'abbiamo messa tutta. E il nostro obiettivo è quello che, d'ora in avanti, come sempre, quando c'è da fare, lo facciamo insieme. Dante ha detto insieme si vince, e io direi di più, insieme si deve andare avanti, non si può far da meno. Grazie.